fino a non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altr'anno giocherà con la maglia numero 7. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime.
lievito d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori, c'è gente sugli spalti che ci vuole campioni, ma a vincere non è che sono sempre i migliori, noi prima siamo uomini e dopo giocatori, a questo aggiungi pure che la palla è rotonda, a volte soffia il vento in poppa e altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi sviste arbitrali. E guardalo l'allenatore, da 50 anni appresso ad un pallone, su una panchina calda come il sole, è un freddo gelido quasi polare, e guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare, con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segui sempre l'uomo. Ma non ti sembra di vederlo solo? Che differenza c'è fra una partita e la vita? Se ci si trova soli ad affrontare una sfida, per vincere non è che basta solo lottare, bisogna dare tutto e potrebbe non bastare. Aggiungi pure che la sorte ti inganna, all'ultimo minuto può tradirti una palla, ci sono scontri duri e calci di rigore dove non puoi sbagliare e poi trasferte a mare, e guardalo l'allenatore, da 50 anni appresso ad un pallone, su una panchina calda come il sole, è un freddo gelido quasi polare, guardalo l'allenatore, ha dato tanto e ha avuto molto meno, ma quanti ostacoli, quanto veleno, prima panchina calda come il sole, è un freddo gelido quasi